Ciao a tutti, oggi in risposta ad una domanda che mi è stata fatta qualche tempo fa, temo ormai siamo passati anche un paio di mesi ad essere sincero, vi parlo dei vantaggi e degli, chiamiamoli, svantaggi della cucina a vapore. Vabbè, di cosa si tratti lo sappiamo tutti, e se qualcuno non lo sa, poi ho già registrato dei video o comunque posso registrare degli altri. Quindi, premesso che si sappia che cos'è la cucina a vapore, in quali situazioni possiamo e conveniente utilizzarla e dove invece potremmo avere qualche problema. Allora, prima cosa, velocizza la cottura. Molte cose che lessate in 20 minuti a vapore in 10 minuti sono pronte, a volte anche meno, dipende molto dalla consistenza del prodotto. Diciamo che in generale velocizza, poi quanto velocizzi non è sempre così facile dirlo a tavolino, bisogna fare qualche prova, però guarda, a volte velocizza veramente tanto tanto tanto. Mantiene temperature più basse, perché voi quando andate in forno avete sempre delle forti oscillazioni, per cui puntando anche una temperatura bassa poi non è sempre così bassa. Invece quando cucinate al vapore la temperatura impostata è molto più stabile, perché il vapore è a 100 gradi e quindi al di là del fatto che voi poniate il forno a 180, poi in realtà il vapore fa da cuscinetto e comunque anche se puntate la temperatura che vi interessa, questa è più stabile, più dentro i range che vi servono. Quindi in generale si ritiene la cucina al vapore una forma così di una sorgente termicamente più controllata. Protegge maggiormente le proprietà nutritive degli alimenti, per cui degli spinaci lessati in acqua bollente non sono uguali a degli spinaci cotti a vapore. Gli spinaci cotti a vapore sono spinaci in termini di proprietà nutritive. Quando li lessate non resta quasi niente, resta il sapore naturalmente, però le proprietà nutritive sono disperse nell'acqua e soprattutto distrutte. Voi considerate che a 65 gradi la vitamina A che comincia a denaturarsi, per cui tanto più state a 65 gradi, tanto più andate verso l'alto, tanto meno vitamina A vi ritrovate poi alla fine del processo di cottura. Altra cosa, mantiene inalterato il sapore dei cibi, se vi interessa, perché a volte non interessa, ma se vi interessa, una zucchina cotta a vapore è una zucchina. Saprà di zucchina, di nient'altro. Se vi piace il sapore della zucchina, il modo per assaggiare veramente il sapore della zucchina è quello di cucinarla a vapore. Già se la lessate perdete qualcosa, e se la rosolate ovviamente introducete degli altri sapori che possono piacervi ma sono estranei alla zucchina. Quindi quando un prodotto vi serve che abbia le proprie qualità organolettiche, prendete in considerazione l'ipotesi di cucinarla a vapore. Evita le bruciature. Quando cucinate a vapore una roba può essere stracotta, ma che sia bruciata è veramente difficile, difficile, difficile. Bisogna veramente insistere, cioè dovete cucinare 5 volte di più di quello che era necessario per cominciare a vedere delle tracce di bruciature. Oppure il vapore non era saturo, cioè non era vero vapore al 100%. Altro vantaggio della cucina a vapore è una cottura interna più regolare, il che non significa regolare al 100%, ma sicuramente più regolare che in tutte le altre forme di cottura: forno, frittura, rosolatura, lessatura, eccetera. La cottura a vapore è quella che dà la maggior regolarità. Perché? Perché il vapore, a differenza dell'aria e dell'acqua, entra meglio dentro nella struttura dell'alimento, quando ovviamente le composizioni della materia che forma l'alimento stesso lo consente, perché è ovvio che se sto cucinando un pezzo d'acciaio il vapore non potrà entrare dentro, ok? Esempio provocatore naturalmente, ma tanto per rendere idea. Vediamo invece quali sono gli aspetti che ci piacciono meno. Il sapore, la consistenza di un prodotto cucinato a vapore tende un po' a lesso, non è come se fosse stato lessato, ma tende un po'. Perché lo considero negativo? Perché quasi tutti quando mangiano qualcosa non vogliono questa consistenza e non vogliono questo sapore. Giusto o sbagliato, non entro nel merito. Se lo volete, allora è un lato positivo. Se non lo volete, è un lato negativo. Non rosola, non possiamo rosolare niente a vapore. Quindi se vi serve l'effetto rosolatura lo dovete fare prima. Il problema è che poi cucinando a vapore un po' si tende a perdere. Può essere anche utile perché il sapore della rosolatura tende a entrare dentro
nella struttura dell'alimento a disperdersi leggermente nel fondo di cottura, minimo peraltro, che la cottura a vapore produce, il che in certi casi può essere positivo, però la maggior parte delle volte viene considerato negativo, cioè in realtà la rosolatura tende a perdersi. E se non l'avete fatta non ne avrete, potete cuocere per quanto tempo volete, ma la cottura a vapore non produce rosolatura. Potete fare l'inverso se volete, pre-cucinare a vapore l'alimento e rosolare alla fine, solo che ciò con certi prodotti non è fattibile, quindi poi bisogna verificare sul campo, in alcuni casi si può fare, in altri casi non si può fare. Per esempio, un broccolo cucinato a vapore può essere rosolato successivamente, con altri alimenti non funziona. Se mi andate a cuocere gli spinaci e poi pensate di rosolarli, sì, potete farlo, ma l'effetto non è lo stesso, ok? Altro problema legato alla cucina a vapore: non produce fondi di cottura, o quantomeno ne produce in così lieve quantità che di solito si dice che non ci sono. Se mi fate un pesce a vapore non resta un fondo di cottura, in realtà non resta niente, per cui se pensavate di utilizzare il fondo di cottura per fare una salsetta o altre così preparazioni di accompagnamento, non vi resta niente, quindi dovete poi pensare a qualcosa di separato, ok? Io a volte utilizzo il trucco del cucinare a vapore ciò che mi serve, una piccola quantità, magari gli scarti dell'alimento li uso in padella per produrre i fondi di cottura che poi utilizzerò per fare delle salse e così via. Vabbè, credo di avervi detto tutto, consulto la lista che mi ero fatto, ma non vedo niente di diverso. Se vi restano domande, come al solito, voi scrivete nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!